Ah, stasera c'è più vento anche di ieri, ma qui ci sono delle pinzette che credo posso usare anche per i capelli, quindi andrà meglio che ieri. D'altra parte mi hanno detto che l'immagine dello scienziato pazzo con i capelli al vento è, si addice al momento, quindi cerco soltanto di... Ecco, ok. Ieri allora abbiamo parlato del primo aspetto di Newton, o meglio di questi suoi due anni famosi, 1665-1666, in cui lui realizza questa enorme lista di risultati, dapprima nel campo della matematica e poi nel campo della fisica. Mi hanno anche detto che c'era la Luna ieri, c'è anche oggi, testimonianza di interesse anche da parte sua. Io ieri non l'avevo visto perché ero girato di spalle. Questa sera invece parliamo di qualche cosa di diverso, e l'altro motivo per cui Newton è così conosciuto nelle storie della scienza e anche nell'immaginario popolare, nella mitologia, e anche qui è collegato questa conoscenza a un oggetto, che è il famoso prisma con cui lui fece degli esperimenti e cambiò la nostra visione del mondo. Ricordate che ieri ho cominciato con la citazione del Vangelo secondo Giovanni, che vi rileggo perché secondo me si adatta appunto meglio alla realtà che non alla fantasia. Cioè, venne un uomo mandato da Dio e venne come testimone per rendere testimonianza alla luce. Allora vediamo qual è questa testimonianza che Newton rese alla luce, e vediamo anche quando, perché abbiamo appunto citato poco fa questi due anni favolosi, compresi fra l'estate del 1664 e 1666, ma benché sia abbastanza difficile da credere, quasi incredibile, non sono gli unici risultati quelli che lui fece nel campo della fisica e della matematica, bensì molto della sua attenzione fu dedicata a questi studi di ottica. Addirittura lui, che era una persona estremamente poco soddisfatta di tutto ciò che faceva, si lasciò andare qualche anno dopo, nel 1672, in una lettera a Henry Oldenburg, che era il segretario della Royal Society, con cui lui comunicava. Lui non amava comunicare nemmeno con altri scienziati, tutte le lettere, le missive, la corrispondenza passava attraverso questo segretario della Royal Society, e lui la descrisse, appunto, pur essendo una persona singolarmente difficile nei suoi giudizi anche su se stesso, come la più singolare, se non la più notevole scoperta che io abbia fin qui compiuto nelle operazioni della natura. Però uno che aveva scoperto la legge di gravità, che aveva scoperto tutte quelle proprietà del calcolo infinitesimale, che dicesse una cosa del genere per altre ricerche, insomma, ci fa sospettare che ci fosse qualche cosa di importante. Qualche giorno dopo quella lettera che vi ho appena citato, questa citazione, sempre nel 1672, Newton racconta ancora una volta con le sue parole, quindi questa è una delle poche occasioni che abbiamo di leggere direttamente le frasi che lui scrisse, perché vi ho detto, in principio sono un libro, come abbiamo citato ieri, no, volutamente scritto in maniera oscura per impedire che potessero abbeverarsi a quella fonte coloro che erano ignoranti di matematica, ma ci sono tante lettere, questa sera ne leggeremo alcune, non soltanto dal punto di vista scientifico, ma anche da un punto di vista caratteriale, per cercare di capire un po' che tipo era umanamente questo Newton. E qui comunque, in questa lettera del 72, quindi aveva 30 anni ormai, lui racconta quello che ormai sono ricerche di parecchi anni prima, anche perché lui si muoveva a questa velocità veramente stratosferica, quasi velocità della luce, verrebbe da dire, no? E racconta quali furono queste ricerche. Dice: all'inizio dell'anno 1666, nel quale mi dedicai alla molatura di vetri ottici di figura diversa da quella sferica, mi procurai un prisma di vetro triangolare per verificare attraverso di esso i celebri fenomeni dei colori, e, avendo oscurato la mia camera allo scopo e fatto un piccolo buco nelle imposte per far entrare una piccola quantità di luce solare, misi il mio prisma all'entrata, così che essa potesse essere rifratta sul muro opposto. Agli inizi fu un divertimento molto piacevole vedere i colori vividi e intensi così prodotti, ma, dopo un po', essendomi applicato a considerarli in maniera più attenta, mi sorpresi di vederli in forma oblunga, mentre, secondo le comuni leggi della rifrazione, mi sarei aspettato che fossero circolari.
La cosa forse non è completamente chiara, ma quindi abbiamo come al solito altri testimoni che raccontano storie più o meno analoghe. Abbiamo visto ieri le storie sulla mela, il famoso episodio della caduta della mela che gli ispira la legge di gravitazione. Anche qui nel caso della luce ci sono testimonianze sempre raccolte da colloqui con lui, ma in tempi diversi. Questa per esempio risale al 1726, quindi sono passati 50 anni invece da quelle testimonianze. Ed è sempre il signor Conduit, che ricorderete era il marito della nipote, che dice: nell'agosto del 1665 Sir Isaac, non ancora 24enne, comprò alla fiera di Sturbridge un prisma per tentare qualche esperimento intorno al libro di Cartesio sui colori. Quindi qui le cose cominciano a precisarsi un po' di più. Giunto a casa, fece un buco nell'imposta, oscurò la stanza e collocò il prisma tra la finestra e il muro, e scoprì che la luce formava, anziché un cerchio, una figura ovale, con i lati rettilinei e le estremità tondeggianti. Ciò lo convinse subito che Cartesio aveva torto e lo indusse poi a formulare la sua ipotesi sui colori, che però non poté dimostrare per mancanza di un altro prisma. Aspettò allora fino alla successiva fiera di Sturbridge e dimostrò ciò che in precedenza aveva scoperto. Quindi ancora una volta vediamo le testimonianze sono simili ma non perfettamente d'accordo, ma a noi non importa di nuovo come sia andata effettivamente, questo è il compito degli storici che hanno già parlato nella conferenza precedente, e ci interessa invece la sostanza, diciamo, del discorso, che cosa Newton scoprì. Sappiamo che nel 1665, quindi proprio l'anno precedente a queste scoperte, era uscito uno dei grandi libri della storia della scienza che si chiama La micrografia di Robert Hooke, che è un personaggio sul quale questa sera ci soffermeremo un pochino, perché non è nemmeno giusto pensare raccontare la scienza come soltanto il prodotto di menti eccezionali. In realtà la scienza è spesso un'impresa collettiva, un'impresa che deriva dalla collaborazione e a volte dallo scontro, dalla competizione fra persone diverse. E Hooke fu appunto uno dei principali oppositori, competitori di Newton in quel periodo, e era molto più anziano di lui, all'epoca era ormai un professore famoso, e questo libro, La micrografia, è un libro meraviglioso per chi volesse, lo può anche comprare ancora oggi, stampato in maniera fedele, diciamo così, no? Fotostatica, perché ci sono migliaia, o meglio centinaia perlomeno, di figure, di rappresentazioni. Hooke fu uno dei primi a studiare la realtà non col cannocchiale come aveva fatto Galileo, bensì col microscopio, e a vedere per la prima volta quest'altro mondo, il mondo appunto microscopico invece che il mondo macroscopico o cosmologico, che sta dall'altra parte rispetto alla nostra esperienza quotidiana, quella di tutti i giorni. Fu lui ad esempio a scoprire per la prima volta la struttura cellule della materia, e addirittura a nominare le cellule usando il vocabolo che era preso ovviamente dalla sua esperienza quotidiana, cioè da quello che erano le celle, le cellette, diciamo così, dei monaci nei monasteri. E comunque Newton già subito dopo aver letto questo libro di Hooke, in cui si parlava di tantissime cose, in particolare della teoria della luce, subito formulò una teoria sua propria, che era contrapposta a quella di Hooke, nella quale già sosteneva quello che adesso vi leggo di nuovo nelle sue parole: quanto più uniformemente i globuli, che sarebbero particelle che poi generano la luce, oggi potremmo chiamarli fotoni in qualche modo, stimolano i nervi ottici, tanto più i corpi sembrano colorati in rosso, giallo, azzurro e verde. Quanto più variamente invece li stimolano, tanto più i corpi appaiono bianchi, neri o grigi. E qui c'è già qualche cosa di premonitore, perché c'è un disegno che lascia intravedere quello che forse era un esperimento che lui voleva fare, o semplicemente quello che lui pensava sarebbe poi uscito dall'esperimento, come effettivamente fu. Cioè si vede un occhio da cui si diparte un raggio che passa attraverso il prisma e viene scomposto in altri raggi che poi vengono rifratti dopo il prisma, e la luce bianca che in realtà si aveva in partenza diventa uno spettro di luce colorata. E sempre nella sua descrizione lui racconta, dice, che i raggi che producono il blu siano rifratti più dei raggi che producono il rosso risulta dal seguente esperimento. Se una metà di un filo è azzurra e l'altra è rossa, e un'ombra o un corpo nero viene collocato dietro di esso, il filo,
Allora, guardando il filo attraverso il prisma, una metà del filo apparirà più alta dell'altra e non entrambe in linea retta, a causa dell'ineguale rifrazione dei due diversi colori. Cioè Newton si accorge che quella che noi consideriamo nella nostra esperienza quotidiana la luce bianca, quando passa attraverso un prisma, viene scomposta e naturalmente esce dall'altra parte del prisma facendo uno spettro colorato al quale oggi noi siamo completamente abituati. Basta prendere un CD per esempio e muoverlo rispetto alla luce che arriva, subito si vedono sulla superficie del CD, del compact disc, i colori per l'appunto dello spettro. Si vedono attraverso le lenti, eccetera. Oggi siamo completamente abituati a questi fenomeni. All'epoca evidentemente non era così, anzi già avere un prisma che potesse servire allo scopo era una cosa molto eccezionale. Infatti lui racconta, ricorda addirittura questa fiera in questo villaggio in cui ne comprò uno, e poi ricorda anche di aver dovuto aspettare un anno dopo per comprarne un secondo per poter fare degli esperimenti più complicati. Ora, a scanso di equivoci, tra l'altro Newton non è stato il primo che ha usato il prisma per fare degli esperimenti ottici sulla luce, così come d'altra parte Galileo non era stato il primo a inventare e nemmeno a usare il cannocchiale. La differenza sia nel caso di Galileo che nel caso di Newton è proprio che sia l'uno che l'altro sapevano quali esperimenti fare e soprattutto sapevano che cosa dedurre dalle cose che vedevano. Ad esempio Newton incomincia a capire che non basta guardare la luce attraverso questo spettro, tanto per cominciare se effettivamente si crea uno spettro, una divisione, diciamo così, del raggio di luce bianca che entra da una parte del prisma, beh allora conviene andare a lasciare che questa luce percorra uno spazio sufficientemente largo in modo che il prisma si allarghi a sufficienza, e quindi l'idea è di proiettare questa luce su uno schermo o su una parete che sia abbastanza lontana, così che lo spettro si allarga in modo da poter essere osservato a occhio nudo. Un altro degli accorgimenti che lui usò e che raccontano tutte e due le testimonianze che abbiamo appena letto fu quello di far passare la luce non direttamente attraverso il prisma, ma prima attraverso un bucherello fatto per esempio nell'imposta di una finestra, di modo che si avesse soltanto pochi raggi, diciamo, e pochi raggi che in qualche modo fossero paralleli, no? In modo da concentrare questa luce bianca sul prisma ed avere un effetto che fosse magnificato, quindi si aveva un fascio di raggi paralleli. Oppure naturalmente sì, non si sente. Ci sono 20 persone che sono venute da fuori per sentire parlare il professore e non sento. Non le fanno entrare, le hanno chiuse fuori violentemente, non le fanno entrare. Io non credo che questa sia la maniera di far cultura, di divulgazione della cultura. Se il professore si vuole appellare a far entrare queste persone che sono venute di fuori per sentirla. Sono solo 20. Sono una ventina al massimo. Sono solo 20 perché gli altri si sono scoraggiati e l'hanno mangiati. Però cosa posso fare io? Posso andarmene adesso di modo che nessuno sente, no? E andare a chiamarli. Fare un appello, credo. Faccio un appello perché siano. Lasciate che il pubblico venga a me. Cosa che dall'altra parte si potrebbe sempre fare, però non so se questo appello sarà sentito sotto dagli spalti. Tra l'altro non per naturalmente far polemica, però si sente anche di sotto, perché io oggi sentivo il professor Barbero di sotto e capisco che manca l'aspetto ottico di vederlo scienziato con i capelli al vento, no? Che però stasera non è così, così spettacolare come ieri, credo. Ritornando invece agli esperimenti di Newton, finora abbiamo parlato di un prisma, ma una delle idee geniali di Newton fu proprio quella di dire: ma per quale motivo limitarsi soltanto a un prisma? Perché non usarne due, no? E cercare di fare e di vedere che cosa può succedere con due prisma. E allora, con due prismi. E allora fece degli esperimenti in cui subito dopo la luce che era stata scomposta dal primo prisma, lui mise un secondo prisma, questa volta invertito, in posizione contraria a quella che aveva usato in principio, e dimostrò, e questa è una cosa molto interessante perché si poteva
immaginare che l'effetto fosse casuale, mentre invece dimostrò che i raggi si ricomponevano esattamente nello stesso modo e dal secondo prisma riusciva di nuovo la luce bianca che era entrata nel primo. Quindi c'era un primo prisma con la luce bianca, poi lo spettro scomposto, poi questo spettro scomposto rientrava nel prisma e riusciva di nuovo come luce bianca. Questo rispondeva tra l'altro poi ad obiezioni che furono fatte in seguito sul fatto che in fondo si osservavano dei fenomeni puramente casuali, mentre invece lui dimostrò che la cosa era deterministica, ogni volta che si faceva questa cosa si otteneva lo stesso risultato. Un altro divertimento che si prese fu invece di mettere un secondo prisma dopo il primo, di mettere una lente al posto del secondo prisma e di accorgersi che di nuovo la lente faceva convergere tutti questi raggi, questa volta i raggi convergevano nel fuoco della lente e si vedevano i colori che diventavano in un puntino che corrispondeva al fuoco della lente, diventavano bianchi e poi di nuovo ovviamente no, proseguivano dall'altra parte in direzione contraria. La macchia bianca in realtà faceva vedere come si ricomponevano di nuovo i colori attraverso la lente. Oppure usare due prismi consecutivi, ma questa volta senza invertire il secondo. Quindi cercando di vedere che cosa succede se si può a sua volta scomporre la luce che era già stata scomposta prima. E qui invece questo fu poi un esperimento talmente importante che lui lo chiamò experimentum crucis, letteralmente oggi lo si usa questa espressione in maniera comune, ma letteralmente vuol dire esperimento del crocevio, dell'incrocio, ed è una frase che ricalca quello che Bacone, Francesco Bacone nel nuovo organo aveva già usato. Lui usava l'istanzia crucis in realtà, l'esperimento cruciale, no? E quale fu questo esperimento cruciale? Fu quello di prendere sempre la luce bianca, farla passare attraverso il prisma, quindi ottenere questa scomposizione nei colori dello spettro e poi di mettere un secondo prisma nella stessa direzione del primo e vedere che cosa succedeva. Beh, si accorse che naturalmente i raggi che ormai erano stati scomposti rimanevano esattamente come erano, solo che venivano rifratti di più. E allora capì quello che oggi ci insegnano ormai alle elementari, cioè che la luce bianca è in realtà come una treccia di colori differenti, luci di colori differenti, oggi noi diremmo di lunghezza d'onda differente, e che i colori sono già tutti contenuti all'interno del bianco, quindi l'idea che il bianco non sia un colore, ma sia semplicemente una mistura di colori, in altre parole non è un colore fondamentale, ma è un colore composto. E naturalmente queste sono idee che oggi, come ho detto, sono talmente comuni che fa quasi tenerezza pensare che qualcuno abbia dovuto fare degli esperimenti per accorgersene, ma le reazioni che Newton suscitò con queste teorie furono reazioni molto, molto dure e anche tra l'altro reazioni di tipo personale, quindi lui si offese e adesso vedremo un pochettino appunto quali furono le sue controreazioni a queste reazioni e determinarono in parte la sua caratteristica poi di non volere diffondere, divulgare le notizie, gli esperimenti, i risultati che otteneva proprio per evitare polemiche di questo genere. Ad esempio il primo che gli fece delle critiche, o uno dei primi, fu Huygens, che abbiamo già citato ieri, uno dei grandi scienziati di quel periodo, e lui aveva 30 anni, quindi era un ragazzo, poco più che un ragazzo, si trovò a combattere, a dover rispondere, diciamo così, ai luminari della scienza, ma non sembrò particolarmente intimorito. L'anno dopo, nel 1673, ad esempio, risponde ad alcune critiche di Huygens dicendo, a me sembra, sempre indirettamente parlando al segretario della Royal Society che poi glielo mandasse a dire, no? Dice, a me sembra che il signor Huygens segua una via sbagliata nell'esaminare la natura dei colori. Quando si mette a comporre quelli che sono già composti, forse potrebbe ottenere risultati migliori risolvendo la luce in colori, come si può fare con l'arte sperimentale, e poi esaminando separatamente le proprietà dei vari colori, come abbiamo appena detto adesso, cercando in seguito di ricomporne due o più o anche tutti. E da ultimo separandoli di nuovo per indagare quali cambiamenti la ricomposizione abbia indotto in essi. Tutto questo potrà apparire un lavoro noioso e difficile da farsi, ma io non potei dichiararmi soddisfatto fino a quando non lo ebbi interamente compiuto. Cioè un ragazzo, uno studente, oggi noi diremmo un dottorando, no? Un assistente, che insegna, no? Ai grandi luminari della scienza, dice come bisogna fare gli esperimenti, se lavorate, no? Otterrete esattamente gli stessi risultati che ho ottenuto io. Naturalmente non ci furono solo quelle critiche lì, in seguito, e di questo accenno soltanto, ci furono anche altri che
pretesero di mettere il becco nelle teorie scientifiche. Uno in particolare è abbastanza noto, anzi è noto per altri motivi, no? Perché era un poeta, no? Si chiama Wolfgang Goethe, e solo perché era un poeta che insomma, era riuscito a scrivere 3-4 bei versi, no? In tedesco, no? Allora pensava, dice, certo sono un grande poeta, dunque sono anche un grande scienziato, no? E pensò addirittura di scrivere un libro che divenne poi famosissimo negli ambienti umanistici, ovviamente, no? Che si chiamava La teoria dei colori, un libro del 1810. E in particolare sostenne, ci vuole un bel becco per essere così, ma ogni tanto qualcuno ce l'ha, questo becco, no? Sostenne gli esperimenti con i prismi di Newton erano tutti sbagliati, no? Dice, io ho provato, ho messo un prisma di fronte a una parete bianca, non si vede niente, no? E, però uno non deve scrivere libri, no, su queste cose se non sa che cosa dice. Stranamente la teoria dei colori di Newton oggi viene considerata ancora, no, estremamente importante, perché dal punto di vista psicologico, certo, rivela psicologicamente che cosa i poeti capiscono della scienza, no? Ma a parte questo, no, abbastanza poco. Ci sono altri casi, non è l'unico. Per esempio, l'abbiamo citato un paio d'anni fa, ma come appunto già detto ieri, non è che pretenda che voi vi ricordiate di queste cose. Nel 1922 Bergson, altro grande umanista, no, filosofo, pretese di insegnare ad Einstein invece, no, la relatività, scrisse un libro che si intitolava Durata e simultaneità a proposito della teoria di Einstein, e fecero un dibattito in dal quale Bergson uscì completamente a pezzi, e per tutta la sua vita Einstein, lui non voleva mai parlarne, perché Einstein insomma era il tipo che conoscete, no? Ma ogni volta che sentiva nominare il nome di Bergson e qualcuno si divertiva, no, a tirarlo fuori nel discorso, no, rispondeva sempre soltanto così, una frase, dice, che Dio lo perdoni, no? E credo che anche con Goethe non si possa dire la stessa cosa, no? Poverino, no? Che li perdoni, continuino a scriversi le loro poesie, no? Ma lasciano perdere, no, queste cose. Però un altro degli aspetti che Newton affrontò nel campo dell'ottica fu un problema complementare, ma non direttamente legato a quella della scomposizione dei colori, a teoria dei colori, cioè la natura della luce, cioè la luce com'era fatta, cioè si poteva immaginare che ci fossero perlomeno due possibilità, uno che fosse un fenomeno ondulatorio. E questo era quello che pensavano Cartesio, per esempio, lo stesso Hooke che abbiamo già citato, Huygens che ha citato pure lui, no? Oppure che invece di essere come delle onde che si muovono, tra l'altro per essere delle onde poi la luce richiederebbe un mezzo in cui far muovere queste onde, che poi sarebbe quello che molti di voi hanno sentito nominare, il famoso etere, no? Dall'altra parte si potrebbe immaginare invece che la luce fosse fatta di corpuscoli, di piccoli corpi, no? Sparati come da una mitragliatrice, no? Che quindi arrivano al bersaglio. Questo lo sostenevano altri prima di Newton, in particolare Gassendi, che era uno scienziato appunto contemporaneo, e Newton, che scrisse addirittura un saggio che si intitolava Un'ipotesi per la spiegazione delle proprietà della luce, di cui ho parlato in vari miei scritti. Questo lo scrisse 2 o 3 anni dopo. E questo fu uno degli errori tattici, diciamo così, diplomatici di Newton, di mescolare due cose che non andavano mescolate, perché un conto era la natura della luce, e all'epoca non si poteva, questo si è poi capito dopo, non si poteva ancora decidere chi avesse ragione fra coloro che sostenevano che la luce era un fenomeno ondulatorio e quelli che invece, come Newton, sostenevano che fosse invece un fenomeno corpuscolare. E dall'altra parte invece mescolarla con la teoria dei colori, in cui invece c'era una quantità enorme di esperimenti, alcuni dei quali per l'appunto vi ho citato, che Newton stesso fece, e ne fece parecchi, ne fece decine, fino a riempire coi suoi appunti un lunghissimo saggio che si intitolava Sui colori, che poi finì in un libro che si chiamò Ottica, che non fu pubblicato fino al 1704. Pensate, qui si sta parlando di esperimenti che lui fece negli anni dal 66, diciamo così, verso il 66 fino al 70, quindi addirittura 40 anni dopo il libro fu pubblicato. Queste due teorie erano indipendenti, la teoria dei colori, la spiegazione del fatto che la luce bianca non fosse un colore fondamentale, ma fosse semplicemente una mistura di tutti i colori, che ciascun colore avesse una sua lunghezza d'onda, che fosse rifratto in maniera diversa dal prisma, e che questo fosse il motivo poi, tra l'altro, per cui quando la luce passava nel prisma e veniva rifratta, ciascuna lunghezza d'onda veniva rifratta in maniera diversa, in modo da esibire questo spettro. Dicevo, queste due cose erano scollegate, ma lui diplomaticamente appunto sbagliò, le mise insieme, quindi permise che la sua teoria sui colori fosse poi
attaccata per motivazioni che invece concernevano quello sulla natura della luce. Tanto per dire, visto che poi non arriveremo più a parlare di queste cose, oggi la risposta a chi avesse ragione tra Cartesio da una parte, teoria ondulatoria e Newton dall'altra, teoria corpuscolare, è stata molto democratica, cioè avevano ragione entrambi. Ora, questo è strano, perché le due nozioni, cioè il credere che la luce sia un'onda, oppure credere che sia fatta di una scarica di particelle, che oggi chiameremmo fotoni, sono due teorie completamente contrapposte. Com'è possibile che avessero ragione tutte e due? Beh, questo è quello che poi scoprì la teoria dei quanti, il fatto che la materia, soprattutto la materia a livello microscopico, ha una doppia natura, appunto una natura ondulatoria e una natura corpuscolare, e questa doppia natura si rivela secondo degli esperimenti che uno fa. Se uno fa certi esperimenti, dice, beh certo, ecco qua, questa è la dimostrazione, no, che la luce è un'onda. Se ne fa altri, invece, dico, ecco qua, questa è la dimostrazione che la luce è una particella. Però non c'è contraddizione, c'è quello che Niels Bohr definì, poi, usando una parola che naturalmente già apparteneva al linguaggio, complementarietà. Cioè, sono due aspetti che possono convivere fra di loro, anche se per noi è difficile, che siamo abituati al mondo macroscopico, è difficile immaginarsi che due cose così diverse possano essere racchiuse, diciamo così, come proprietà di una stessa quantità, no, o oggetto come la luce. Naturalmente Newton non si fermò a spiegare le proprietà della rifrazione della luce, ma anche spiegò quella della riflessione, perché quando la luce batte per esempio su degli oggetti provoca dei colori, ma qui la proprietà non è più quella appunto della rifrazione, non passa attraverso due mezzi che hanno una densità differente, quindi un coefficiente di rifrazione differente, come possono essere per esempio l'aria e il vetro di cui è formato il prisma, bensì vengono semplicemente assorbite dai materiali, e allora nel caso dei colori che noi vediamo negli oggetti attorno a noi, beh, quelli sono quelli che rimangono perché non sono stati assorbiti per l'appunto dalla materia. Newton scoprì anche queste proprietà, fece anche esperimenti di tipo molto preciso che avevano a che fare con quelli che poi divennero noti come gli anelli di Newton. Sono anelli che si possono vedere anche oggi quotidianamente, cioè si prende per esempio un pezzo di vetro, si mette sopra una lente che sia convessa e che tocchi il vetro soltanto in un punto, e se si guarda dal di sopra si nota che si formano degli anelli concentrici colorati. E Newton fece esperimenti estremamente dettagliati, andando a misurare le grandezze i raggi di questi anelli, riuscì a trovare la legge che regola la disposizione di questi anelli, insomma in qualche modo riuscì effettivamente a dare una teoria completamente nuova, completamente diversa della luce. E che cosa successe? E beh, questo comincia a diventare interessante da un punto di vista ormai personale, dal punto di vista sociologico, perché siamo alla fine appunto degli anni 60. In particolare tutte queste ricerche finiscono verso il 1669, quindi Newton era nato l'abbiamo detto ieri, nel 42, ma in realtà giorno di Natale, no? Quindi alla fine del 42, quindi nel 69 ha 26 anni. E a 26 anni ormai noi possiamo dirlo, col senno di poi, sapendo quello che i suoi contemporanei all'epoca non sapevano, era diventato il massimo scienziato del mondo, sicuramente era il matematico più avanti di tutti, e notate, aveva imparato la matematica, l'abbiamo detto ieri, non gliel'avevano insegnata a scuola, aveva imparato da autodidatta, nel giro di due anni era riuscito non soltanto a risolvere problemi fondamentali, ma a inventare nuovi metodi, aveva scoperto la legge di gravitazione universale, perlomeno nella sua formulazione originaria, per orbite circolari di pianeti, aveva calcolato l'accelerazione della Luna, la caduta della Luna, l'aveva paragonata a quello che avveniva qua giù sulla Terra. Notate che i movimenti dei corpi celesti naturalmente erano stati osservati fin dall'antichità, e c'erano state moltissime tentativi di spiegazione di quali potessero essere le cause di questi movimenti, anche quando l'astronomia ormai era diventata matura, prima con Galileo e poi con Keplero, quindi con le osservazioni al cannocchiale. Però Galileo per esempio non credeva, non dava particolari spiegazioni, anche perché era fermo ancora al sistema copernicano.
quindi per lui i movimenti erano movimenti circolari, rispecchiavano in qualche modo la perfezione della natura, e poi soprattutto Galileo non aveva il principio di inerzia che abbiamo citato ieri, non pensava che i corpi lasciati a se stessi perseverassero nello stato di voto uniforme che avevano a meno che una forza intervenisse, credeva che i moti circolari fossero quelli che noi chiamiamo moti inerziali, cioè che se non succedeva niente un corpo continuava a muoversi in maniera circolare, no? E quindi non aveva molto da spiegare. Keplero invece, che aveva ormai trovato orbite ellittiche, credeva per esempio che il moto dei pianeti intorno al Sole fosse causato dalla rotazione del Sole su se stesso, una specie di effetto di trascinamento, il Sole ruota su se stesso e trascina attorno a sé tutti i pianeti e quella fosse la forza di quella che oggi noi chiamiamo di gravitazione, ma la forza che faceva muovere i pianeti intorno al Sole. C'erano stati altri tentativi di spiegazione, ad esempio di natura magnetica, si conoscevano ovviamente i magneti e i poli magnetici della Terra, si pensava che quello potesse essere un campo magnetico del Sole, no? Di nuovo, che agiva e faceva muovere i pianeti. La novità che Newton aveva introdotto, alla quale abbiamo accennato ieri, fu di capire che in realtà la gravità, che tutti conoscevano ovviamente, perché tutti sapevano che lasciando cadere le mele o gli oggetti quelli andavano verso il centro della Terra, di capire che quella forza, quella che si chiamava gravità, era la stessa che poi faceva girare la Luna attorno alla Terra oppure i pianeti intorno al Sole. Queste cose appunto erano parte dei risultati che abbiamo citato ieri. Aveva ottenuto anche tutti questi risultati sulla luce che abbiamo brevemente citato quest'oggi, ma nessuno ne sapeva nulla, perché lui lavorava nella solitudine della sua camera, del suo ufficio, insieme al suo compagno di camera, non diceva niente a nessuno, e altro che la corsa alla pubblicazione che abbiamo oggi, no, il motto delle università americane, publish or perish, no, lui sicuramente non voleva pubblicare. E la prima pubblicazione fu causata, l'abbiamo accennato già in parte ieri, nel 1669, dalla scoperta che Mercatore aveva pubblicato questo libro sui logaritmi, e che in parte, una piccola parte delle scoperte matematiche che Newton aveva fatto erano state anticipate da Mercatore. E allora questo lo costrinse, diciamo così, a scrivere un articolo sui suoi risultati di matematica. Lui li diede a questo suo professore che si chiamava Barrow, che era diventato da pochi anni, nel 1664, professore lucasiano, l'ho citato ieri, questa cattedra lucasiana. Non ho detto che poi in seguito naturalmente ci furono altri professori lucasiani, cioè in particolare qualcuno che è ben noto, tipo Charles Babbage, che fu l'inventore nell'Ottocento dei primi computer, i computer a vapore, che poi non furono mai realizzati perché l'Inghilterra non si dimostrò interessata, ma se lo fosse stata erano già computer esattamente uguali a quelli che oggi conosciamo, perché erano macchine cosiddette universali. L'Inghilterra sarebbe diventata la prima potenza informatica, diciamo così, del mondo già negli anni 1850, al periodo della rivoluzione industriale, ma questo è tutta un'altra storia. Babbage prese poi quella cattedra in seguito. Paul Dirac, uno dei grandi fisici degli inizi del Novecento, uno dei fondatori o dei sistematori in questo caso della meccanica quantistica, oggi questa cattedra è ancora ovviamente attiva, e c'è su questa cattedra Stephen Hawking, che molti di voi conoscono perché è uno dei più grandi divulgatori scientifici, quello che scrisse quel libro qualche anno fa che vendette 30 milioni di copie, dal Big Bang ai buchi neri, o in inglese La breve storia del tempo, questo scienziato sulla sedia a rotelle con questa strana malattia che l'ha un po' isolato, anzi parecchio isolato dal mondo. E perché cito tutte queste cose? Ma perché Barrow, che da 4 anni appunto era su questa cattedra lucasiana, il primo professore lucasiano, quando vide questi risultati prodotti dal suo allievo, capì che insomma aveva in casa, no, diciamo così, qualcuno che sicuramente valeva più di lui, no, e che probabilmente, no, era destinato a una lunga carriera. E lui tra l'altro si stava già muovendo in altre direzioni, aveva come obiettivo quello di diventare rettore del Trinity College, e quindi semplicemente si dimise, ma no, a volte la mitologia dice scoprì che c'era qualcuno meglio di lui e quindi gli lasciò il posto, ma i professori non fanno così, no? Semplicemente no, aveva altre mire di carriera. Comunque il risultato è che nel 1669 Newton, appunto 27enne, gli successe sulla carta
cattedra lucasiana e praticamente senza aver quasi fatto sapere a nessuno quello che faceva, senza essersi distinto particolarmente negli studi come uno studente brillante, anzi tutto sommato passando gli esami, abbiamo letto ieri l'esame di matematica fatto con lo stesso Barrow appunto un paio di anni prima, che non si era fatta corto, no, di quanto Newton potesse valere, divenne professore. Da quel momento ovviamente era a posto, no? Aveva la cattedra, no? E poteva continuare a fare quello che aveva già cominciato a fare, cioè fare le sue ricerche in silenzio e in segreto. Però c'era un piccolo problema, l'avere una cattedra aveva anche qualche obbligo, non molti, no, meno di quelli che ne ha adesso. In particolare bisognava insegnare ovviamente delle lezioni e scrivere degli appunti ogni anno, no? E lui scrisse allora nel 1670, fece il suo primo corso di lezioni e certo uno che ha avuto tutti questi risultati deve scegliere su che cosa insegnare, e stranamente non scelse di insegnare né sulla matematica né sulla meccanica, sull'astronomia, ma scelse di insegnare l'ottica, forse anche perché era una materia che in fondo era molto meno ostica per gli studenti o per i pochi studenti che poi avrebbe avuto, perché era una materia molto pratica. Le lezioni di ottica che lui scrisse in quell'anno, nel 1670, che poi divennero con qualche rimaneggiamento nel 1704 il suo secondo libro più famoso, cioè l'Ottica, sono praticamente, volendo, no, un libro di divulgazione, anzi una specie di resoconto di esperimenti. Lui dice: se fate così, se prendete un prisma, se lo mettete in questo modo, eccetera, viene fuori quest'altra cosa, no? Ed è anche molto interessante perché sono cose che si possono fare praticamente in casa, non ci vuole molto ad avere un prisma o due, no, oggi soprattutto, no? E si possono riprodurre molti di questi esperimenti. No? E certamente questo è un modo, per esempio, di insegnare la fisica nelle scuole o di impararla per il proprio divertimento. Nel frattempo, in parte queste lezioni, questi studi di ottica gli avevano suggerito un'invenzione che lui rese nota sempre nel 69, che era l'invenzione di quello che oggi si chiama il cannocchiale di Newton, diciamo così, che è un cannocchiale a riflessione invece che a rifrazione, un cannocchiale che permette di ottenere grossi risultati invece di avere cannocchiali molto lunghi come quelli che man mano stavano crescendo da Galileo in avanti, non si potevano ridurre le dimensioni, quindi molto comodo per l'astronomia. E questa fu la prima cosa che lui divulgò in realtà in pubblico, venne mandata alla Royal Society, i membri della Royal Society ne furono entusiasti e decisero di fare diventare Newton membro della Royal Society. Quindi siamo arrivati praticamente ai primi 30 anni della vita di Newton e questa vita si può quasi immaginare conclusa dal punto di vista accademico. Ha ottenuto i suoi più grandi risultati, è andato in cattedra, è diventato membro della Royal Society, cosa che è un po' il sogno di tutti gli scienziati inglesi e di quelli dell'area anglosassone. E lui, entrato nella Royal Society, molto grato di questo onore che gli veniva fatto, fece quello che poi giudicò di nuovo un enorme errore. Decise di mandare alla Royal Society un resoconto degli esperimenti di ottica che aveva fatto per spiegare come questo cannocchiale non fosse stata un'invenzione casuale, bensì fosse il risultato di tutto uno studio teorico che lui aveva fatto sull'argomento. Quindi mandò nel 72, ormai ci siamo spostati, lui ha 30 anni appunto, nel 72 a Oldenburg, una lunga lettera in cui c'era questo saggio che si intitolava Una nuova teoria della luce e dei colori, che fu subito comunicato alla società. E immediatamente qui Newton capì che cosa voleva dire diventare famoso, perché il 15 febbraio di quell'anno ci fu questa comunicazione e Hooke, che era appunto quel grande scienziato che poi divenne tra l'altro segretario della Royal Society dopo pochi anni, quando morì questo Oldenburg, subito saltò su, fece un resoconto, diciamo così, di questo lavoro che Newton aveva presentato e lo stroncò immediatamente. Sentiamo le parole di Hooke, dice: tutti gli esperimenti e le osservazioni che io ho fatto sino ad oggi e gli stessi esperimenti che il signor Newton ha presentato mi sembra dimostrino che la luce non è altro che un impulso o movimento propagandosi attraverso un mezzo omogeneo, l'etere, uniforme e trasparente, e che il colore non è altro che una perturbazione della luce dovuta alla rifrazione.
Cioè dice, io ho fatto questi esperimenti prima di questo pivello, naturalmente, no? Ho ottenuto risultati analoghi, semplicemente Newton ha sbagliato completamente l'interpretazione di questi esperimenti, no? Quindi non ha fatto nulla di nuovo e in più ha fatto degli errori, no? Perché io, il signor Hooke, no? Ho la teoria giusta. E qui Newton si trovò nel dilemma, dice, che fare, no? Quindi prima decise, dice, vabbè, allora come risposta scrivo un intero trattato, che è appunto questo che poi divenne l'ottica, no? Però alla fine capì che, insomma, la risposta andava un po' per le lunghe. E rispose, era la lettera di la stroncatura di Hooke era del febbraio del 1672, lui rispose a metà di giugno nel 1672, mandò una lettera a Oldenburg, naturalmente, perché rispondere a Hooke sarebbe stato scendere troppo, no, sul campo dell'avversario. Questo Oldenburg gli aveva detto, per favore, noi siamo abituati alla Royal Society, siamo diplomatici, non citiamo le persone per nome, non soltanto cose scientifiche, eccetera. Lui scrisse questa lettera in cui Hooke veniva citato 25 volte nel testo, no? Oltre che in apertura e in chiusura, tanto perché si capisse bene, no, che cosa succedeva. L'apertura e la chiusura della lettera erano le seguenti: il signor Hooke si sente in dovere di rimproverarmi di aver abbandonato l'idea di migliorare l'ottica per mezzo delle rifrazioni, ma egli sa bene che non spetta a nessuno prescrivere ad altri le regole di studio, soprattutto a chi non capisce i fondamenti di ciò su cui gli altri lavorano. Questo, cioè, per non essere personali, no, e mettere così. Poi la lettera va avanti, no, molto a lungo, e finisce dicendo: le sue osservazioni consistono nell'attribuirmi un'ipotesi che non è mia, nel contrapporvi un'altra ipotesi che non è contraria alla mia, nel confermare la maggior parte del mio discorso e nel negare alcune cose che sarebbero risultate evidenti se solo avesse fatto gli esperimenti, no? E beh, certo, questo non è il modo migliore di farsi gli amici, no? Soprattutto quando queste persone sono potenti, no? Luminari, baroni, no? Come li chiameremo oggi, no? E Hooke si offese molto, naturalmente. Quindi la settimana dopo scrisse una lettera che doveva, perché io non l'ho letta, no, doveva essere molto pesante, al punto che la Royal Society gli impedì di leggerla, dice no, per favore, non possiamo leggerla e non possiamo pubblicarla. Nel frattempo era sceso in campo anche Huygens, come abbiamo detto prima, anche lui aveva fatto vari commenti, anzi ne aveva fatto quattro addirittura, uno peggio dell'altro, no? All'inizio aveva detto, una cosa interessante, poi dice, però secondo me ci sono degli errori, ma qui non va bene niente, no? Eccetera. Allora anche qui Newton reagì, però reagì, benché i commenti di Huygens fossero subito della metà del 72, reagì l'8 marzo del 1673, i suoi tempi di riflessione, di reazione, diciamo, non erano molto veloci, ma quando poi reagiva, naturalmente, reagì dicendogli semplicemente che non voleva reagire, no? Dice, io non voglio rispondere, mandando sempre la lettera a Oldenburg, naturalmente, no? Non direttamente, no? Dice, voglio rispondere, ma accetto di rispondere, ma solo se posso rispondere in pubblico, no? E pubblicando poi quello che ci siamo scambiati. E anzi, mentre c'era, no, subito disse a Oldenburg, dice, signore, desidero che lei faccia in modo che io non sia più membro della Royal Society, benché io tenga in grande onore tale consesso, tuttavia vedo che non potrò essergli di nessuna utilità. E in ragione della distanza, notate, la Royal Society stava a Londra, lui stava a Cambridge, no? Dice, in ragione della distanza non potrò a mia volta godere dei vantaggi delle sue riunioni, dunque è mio desiderio ritirarmi. Cioè questo giovane di 30 anni, no, che ha avuto questo grande onore di essere ammesso a questo consesso di scienziati, no? E che dice, beh, tenetevi il vostro consesso, io me ne vado, no? Così via. Naturalmente Oldenburg subito si mise a mediare tra Newton e Huygens e quindi convinse uno a ritirare le proprie dimissioni. No? All'altro spiegò in una lettera, dice, sa, il signor Newton è persona di grande candore e non ha certo la mano leggera nel presentare le cose che ha da dire, forse dire, insomma, è un giovane, no? Che si è lasciato un po' scappare le cose. E Huygens, che era invece un po' un signore, no? Rispose, dice, poiché mi accorgo che difende la sua dottrina con un certo calore, non ho intenzione di polemizzare con lui, che tradotto dice, questo è un matto, lasciamolo da parte, no? E non ci mettiamo a discutere. E sembrò che a quel punto che la disputa finisse lì. Cioè c'era stata questa reazione molto forte di Hooke, questo scambio con Huygens, e le cose sembravano essere arrivate a buon fine. Anzi, addirittura nel 1675 Newton scende a Londra, no, perché fa questi 50 chilometri, no, per arrivare fino a Londra, prende parte per la prima volta a una riunione della Royal Society, dove viene coccolato da tutti, no? A qualcuno gli dice addirittura che Hooke aveva accettato la sua teoria
teoria dei colori, e lui casca nella trappola, diciamo così, no? E accetta di presentare un discorso, un lavoro, diciamo così, no? Sull'ottica. E in particolare anche quell'articolo al quale ho accennato prima, un'ipotesi per la spiegazione delle proprietà della luce, sottolineandolo che comunque c'erano due cose diverse, una era di che tipo, qual era la natura della luce, e l'altro qual era invece la teoria dei colori. E qui questa volta cerca di sottolineare il fatto che le due cose sono distinte, infatti dice: mi è sembrato opportuno dichiararlo perché nessuno possa confondere il mio discorso su questa ipotesi, la natura della luce, con gli altri miei discorsi, o misurare la certezza dell'uno con quella dell'altro, o ritenermi obbligato a rispondere alle obiezioni che potrebbero venire sollevate contro questo scritto. Non desidero, infatti, farmi coinvolgere in penose e inutili dispute del genere. Col senno di poi, sapendo poi quello che fece per tutta la sua vita, no, fa quasi ridere, no, perché in realtà era più un attaccabrighe, no, che altro, però Huck non era assolutamente di questo avviso. Quindi non appena questa ipotesi, questa lettera fu letta alla Royal Society, ci sono i resoconti tra l'altro di questi atti, dice che si alzò in piedi, no, scattò e sbottò dicendo, no, che quanto c'è in questa ipotesi di sostanziale era già tutto contenuto nel mio libro Micrografia, e il signor Newton si è limitato semplicemente ad aggiungervi qualche particolare. Cioè Huck riparte di nuovo con la lancia in resta, la replica di Newton non tarda ad arrivare, siamo ormai arrivati al 10 gennaio del 1676, e si secca molto, dice: desidero che il signor Huck mi mostri in che modo la mia ipotesi è tratta dalla sua micrografia, e in tal caso aspetto anche che dimostri in che cosa essa è sua. Insomma, la cosa sta degenerando, e questi due scienziati, uno grande ormai venerando, e l'altro invece grandissimo, però ancora giovane, incominciano a bisticciare. Però di nuovo passa un po' di tempo, sembra che la contesa in qualche modo si argini. Ad un certo punto Oldenburg, che era questo signore che abbiamo già citato 100 volte, al quale Newton continuava a mandare le lettere per gli altri e a ricevere le lettere che gli altri mandavano a Oldenburg per lui, muore. Muore e lascia quindi vacante il posto di segretario della Royal Society, e diventa segretario questa volta Huck stesso. Allora acquista questa posizione ufficiale e cerca di coinvolgere Newton, ma io credo in maniera scientificamente corretta, nel discorso, no, che lui stava facendo, e lo trascina in un'altra direzione. E qui la cosa interessante, perché nasce una seconda disputa ancora più furiosa e profonda della prima, sulla gravitazione questa volta. E quindi ci colleghiamo al discorso che abbiamo fatto ieri, andiamo a vedere che cosa Huck effettivamente aveva fatto. Dunque lui nel 1674 aveva scritto un lavoro importante, che poi a lungo è stato misconosciuto, che si intitolava Tentativo di dimostrare il moto della Terra mediante l'osservazione. E vi leggo 3 paragrafi da questo lavoro di Huck, per farvi capire come in realtà, benché Newton poi fosse un genio indiscusso e assoluto, non viveva nel vuoto, viveva in una società in cui queste idee in qualche modo erano nell'aria, erano diventate mature. Quindi, dice Huck, il mio sistema del mondo si fonda su 3 supposizioni. In primo luogo, ogni corpo celeste è dotato di un'attrazione o forza gravitazionale verso il proprio centro, per cui attrae non soltanto le proprie parti, costringendole a non disperdersi, come vediamo che fa la Terra, ma anche ogni altro corpo celeste presente all'interno della propria sfera di attività. Quindi qui capite che è proprio l'idea centrale di Newton, no? Il paragonare la gravità sulla Terra con, per esempio, l'effetto sulla Luna, in parte c'è. Anzi, Huck addirittura lo enuncia in modo generale: ogni corpo attrae non soltanto le sue parti, ma tutto il resto, no? Quindi c'è questa mutua attrazione. La seconda supposizione è questa, che tutti i corpi in movimento rettilineo e semplice continuino a muoversi in linea retta, finché non vengano deviati da qualche altra forza efficace e costretti a descrivere un cerchio, un'ellisse o qualche altra curva più complessa. Quindi qui c'è il principio di inerzia, che Galileo appunto non aveva, che Cartesio aveva formulato, ma che Huck riformula di nuovo. E la terza supposizione, attenzione perché qui la cosa diventa interessante, è che queste forze attrattive operino con efficacia tanto maggiore
quanto minore è la distanza dei loro centri dal corpo su cui agiscono. Quindi si capisce che più si è vicini a un corpo, più l'attrazione è forte, no? Però, dice Hook, a che cosa corrispondono questi diversi gradi di intensità, io non l'ho ancora verificato sperimentalmente. Quindi c'è parecchio, c'è l'idea dell'attrazione universale che ogni corpo ha su ogni altro corpo, c'è il principio di inerzia e c'è questa intuizione che la forza di attrazione è inversamente proporzionale alla distanza, ma non si sa bene come, no? Non si sa quale potenza, per esempio. E questo era un lavoro del 1674. Quando Hooke diventa segretario della Royal Society, nel 79, quindi siamo alla fine del 79, chiede a Newton un parere su questa sua concezione del mondo. Cioè gli dice, io ho fatto questo lavoro, mi piacerebbe sapere cosa ne pensa lei. Naturalmente lui non sa che Newton già nel 66 aveva ottenuto in realtà quella che oggi chiamiamo la legge di gravitazione universale. E allora aspettiamo la lettera di Newton, che arriva questa volta velocemente, perché la lettera di Hooke è del 24 novembre e la risposta di Newton è del 28 novembre. Ora vi leggo anzitutto l'inizio e la fine, tanto per cambiare, come ho già fatto prima, no? Perché si vede come Newton stava diventando. Siamo, abbiamo detto, nel 1679, quindi sono passati ormai 10-12 anni da quei risultati che abbiamo citato ieri e con cui abbiamo cominciato oggi a parlare, i risultati giovanili. E Newton dice, ho già da qualche anno tentato di distogliermi dalla filosofia per dedicarmi ad altri studi, tanto che ho a lungo rimpianto il tempo trascorso in tale studio della filosofia, tranne forse quello che nelle ore d'ozio serviva da diversivo. Avendo dunque preso congedo dalla filosofia ed essendo al presente impegnato in altre faccende, spero che la mia riluttanza a impegnarmi su questi argomenti non sarà considerata una scortesia verso di voi o verso la Royal Society. Cioè, questa è una lettera abbastanza misteriosa. Che cosa poteva fare Newton di più importante che fare il matematico, l'astronomo, l'ottico, eccetera? Lui però lo ripete tante volte, no? Dice, anzi, mi sono addirittura pentito di aver perso quei 2-3 anni della mia vita a fare questi risultati che avrebbero fatto la felicità di qualunque scienziato, no? In qualunque di quelle discipline, no? E di dire, ho altro da fare, lei mi scusi, che però non ho intenzione di perdere il mio tempo con queste robe. Questo era l'inizio della lettera. La fine è, poiché il mio amore per la filosofia sia ormai esaurito, doveva essere anche un po' pedante, no? Al punto che io mi interesso di essa tanto poco. Notate che quando parlo di filosofia lui intende filosofia naturale, cioè la scienza, no? Al punto che io mi interesso di essa tanto poco quanto un commerciante si interessa del lavoro di un altro commerciante, questa forse è una metafora poco interessante perché in realtà i commercianti credo si interessino molto del lavoro di altri commercianti, ma forse lui voleva dire qualche cos'altro, o, e questa è la metafora più appropriata, o quanto un contadino si interessa di cultura, questo forse va meglio, debbo dichiararmi restio a dedicare questo tipo di corrispondenza a questo tipo di corrispondenza quel tempo che credo di poter meglio impiegare in altro modo con maggior soddisfazione per me e maggior beneficio per gli altri. In altre parole, non mi venga a scocciare con le sue idee sulla gravità eccetera, perché non mi interessano, ho di meglio da fare, no? E ho tanto da fare. E scrive pagine e pagine, no? Invece di fare quello che doveva fare, no? Se aveva tanto da fare, no? E continua a ripetere, no, queste cose. Ma nel mezzo, tra l'inizio e la fine, fa un errore. E l'errore qual è? È un errore diplomatico, oltre che scientifico. Poiché Newton l'ha stuzzicato sulla gravità, allora lui gli propone un problema. E il problema è questo, dice, quale traiettoria seguirebbe un corpo che cade in caduta libera da una torre? Qui siamo su una torre, possiamo fare l'esperimento, no? Perlomeno fino a un certo punto, perché dice, non soltanto che cade da una torre, no? Ma quale traiettoria seguirebbe se non ci fosse la resistenza del terreno, no? E potesse continuare anche dentro la terra, no? Come se non ci fosse l'impedimento, diciamo, della superficie terrestre. Questo è il problema che lui pone e gli dà anche la soluzione. Gli dice cadrebbe a est della torre, ma questo lo sapeva già anche Galileo, perché è l'effetto ovviamente della rotazione terrestre, quello che oggi chiameremo la forza di Coriolis. E poi però dice, come continua sotto? E Newton dice, continua con una superficie a spirale verso il centro della Terra, no? E qui però Newton gli risponde subito, la lettera era del 28 novembre, gli risponde il 9 dicembre e gli dice, guardi mio caro Newton che lei ha sbagliato i conti, perché la traiettoria invece sarebbe una traiettoria ellittica. E Newton rimane scioccato, ha fatto un errore.
anche lui, no? Il grande scienziato, no? Si è sbagliato, ed è una cosa che gli dava tanto fastidio che ancora 30 anni dopo, parlando con un famoso matematico che si chiamava Abraham de Moivre, lui continuava a dire, dice, Newton ha interpretato come una spirale un negligente tratto di penna, cioè ho fatto un disegno scarabocchiato, ma lo fa un'ellisse e invece mi è venuta così, no? Cioè che è una cosa poco probabile, no? Però subito dopo, 4 giorni dopo, 13 dicembre, corre ai ripari, si corregge, no? E dice comunque la cosa non è importante, no? Perché è un problema cretino che ha posto lui, no? E così via. Però gli risponde Hooke, e adesso attenzione perché qui la lettera è grave, no? Siamo il 6 gennaio 1980, Hooke è sempre ignaro di quello che Newton sa, e dice, parla della legge di gravitazione, e dice, la mia supposizione è che l'attrazione gravitazionale sia sempre inversamente proporzionale al quadrato della distanza dal centro. E qui ci siamo, cioè questa è esattamente la legge di gravitazione universale. Cioè Newton si accorge che Hooke ci è arrivato in qualche modo. E ci è arrivato come? Esattamente nello stesso modo in cui c'era arrivato lui molti anni prima, da giovane, comunque calcolando orbite circolari e usando la terza legge di Keplero, come abbiamo accennato ieri. Quello è un calcolo semplice, intendiamoci, nei principi è forse l'esempio più banale, no, di tutto quello che poi verrà in seguito. Però in realtà a quel punto Newton ha soltanto quel risultato. E allora il 17 gennaio Hooke continua a spingere, no? Dice non ho ricevuto risposta alla mia lettera, no? Dice però le pongo io questa volta un problema, cioè ho detto che l'attrazione dovrebbe essere inversamente proporzionale al quadrato della distanza, e allora il problema che le pongo è quali sarebbero le orbite dei corpi nel caso che l'attrazione fosse proprio così? E qui siamo arrivati al dunque, no? Questa è esattamente la scommessa che poi fu fatta nel 1684, alla quale abbiamo accennato ieri, da cui nacque poi tutta la storia dei principi. Però qui siamo 4 anni prima, no? E Newton che cosa decide di fare? La cosa più ovvia, non risponde alle lettere, no? Però non è che non ci pensa, perché ha capito che Hooke ha messo il dito sulla piaga, no? In qualche modo. E che gli ha proposto un problema che lui non aveva ancora risolto, perché lui aveva risolto il contrario. Se le orbite sono circolari, allora la forza di gravitazione è quella. Hooke gli chiede se la forza di gravitazione è quella, quali sarebbero le orbite? E lui comincia a lavorare e nel giro di qualche settimana ottiene un risultato importante, forse più importante, pubblicato nei principi, cioè che non soltanto se le orbite sono circolari, ma anche se sono ellittiche, e anche se sono paraboliche, e anche se sono iperboliche, cioè anche in qualunque situazione in cui un'orbita è una sezione conica, cioè una di quelle curve che si ottengono tagliando un cono, la forza di gravitazione è sempre quella che Hooke aveva detto e che lui aveva già scoperto, cioè è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Notate, anche questa volta, esattamente come nella scommessa, lui risolve il problema contrario, però lo risolve in una maniera molto importante, cioè estendendo molto quello che Hooke sapeva e quello che lui stesso sapeva. E credo che quando, almeno si pensa, che quando poi Halley arrivò nel 1684 a dirgli abbiamo fatto una scommessa, vorremmo sapere quali sono le orbite, lui dice ho fatto il conto, sono ellissi, in realtà diceva il contrario perché aveva risolto il problema contrario, però questi erano i risultati che poi mise in quella lettera famosa di 9 pagine. Notate che anche in questo caso comunque non siamo ancora alla legge di gravitazione universale, stiamo parlando semplicemente di pianeti. E lui fino al 1681-82, però quelli sono gli anni, no? Ancora non applicava questa legge alle comete. Le comete pensava che si muovessero in maniera rettilinea e soltanto nell'82 incomincia a pensare che anche loro si possono muovere, per esempio, secondo ellissi oppure secondo parabole. E la cosa continua naturalmente, arriva nell'84 la scommessa alla quale abbiamo accennato ieri, gli altri non sanno quello che sta succedendo, quindi Newton incomincia a scrivere i principi, Halley decide di farglieli pubblicare lui perché la cosa è troppo importante, no? E prima però cerca di ottenere un finanziamento per la pubblicazione, fa quasi ridere pensare che insomma, fosse all'epoca stato difficile trovare finanziamenti per pubblicare il più importante libro della storia della scienza, no? Ma comunque, no? E per trovare questi finanziamenti non trova di meglio che andare alla Royal Society e dire Newton ha risolto, diciamo così, no? I problemi che ci assillavano. Allora c'è questa famosa
riunione alla Royal Society, e Hook di nuovo, no, che ovviamente è diventato questa volta ormai già il segretario, no, salta su. Halley scrive, siamo nel 1686, scrive una lettera a Newton e gli dice: il signor Hook avanza qualche pretesa sulla scoperta della regola secondo la quale la gravità decresce in ragione del quadrato della distanza dal centro. Dice che questa idea l'avete avuta da lui, anche se ritiene che la dimostrazione delle curve così generate sia interamente vostra. Quanto ciò sia vero lo sapete meglio di me, così come sapete quanta parte avete avuto in tutta questa faccenda, solo che il signor Hook sembra aspettarsi che voi facciate qualche menzione di lui nella prefazione che potreste apporre al libro, se lo credete opportuno. Cioè Halley dice a Newton, insomma, Hook sostiene che avete parlato, che lui vi ha mandato delle lettere, insomma, che voi avete fatto queste cose reagendo a quello che lui vi aveva chiesto, e vuole essere citato nei principi. Agli inizi Newton non sembra reagire molto, ma poi fa come al solito, no? Comincia a covare, no, il disturbo, e ad un certo punto esplode, no? Quindi manda un mese dopo una lettera a Halley e dice: se un tizio che crede di sapere le cose e che ama ostentarle impartendo lezioni agli altri e correggendo quello che dicono viene da voi quando avete tanto da fare e nonostante vi scusiate di non poterlo ricevere vi riempie di discorsi e coi suoi errori corregge quello che dite e moltiplica le chiacchiere e poi approfitta di voi per vantarsi di avervi insegnato tutto quello di cui ha parlato e vuole costringervi ad ammetterlo e grida all'offesa e all'ingiustizia se non lo fate, io credo che lo giudichereste un uomo di carattere strano e asociale. E la lettera va avanti per pagine così, no? Quindi lì proprio si lanciano e qui si rivela la paranoia di Newton, il quale veramente non era in grado di sopportare che qualcuno gli facesse una critica, che qualcuno gli chiedesse niente, no? E quindi quasi tutta questa lettera, e sono improperi di questo genere, no? Dice che l'errore in cui ero caduto quando parlavo del corpo, no, eccetera, era una svista, dice, e poi in realtà c'era qualche cosa di sotto di più importante, perché non avevo ancora trovato la legge con cui la gravità decresce quando si va sotto la superficie terrestre, no? E quindi dice, anche in quel caso Newton, Hook non mi ha detto nulla, e dice, l'unica cosa che posso dire di Newton, di Hook, è che lo posso ringraziare di avermi sviato dai miei studi per pensare a queste cose, perché ricordatevi, lui dice stavo facendo altro, no? Per pensare a queste cose e avermi indotto col suo modo dogmatico di scrivere, come se avesse scoperto lui il moto dell'ellisse, ad affrontare io stesso il problema dopo aver capito con quale metodo bisognava farlo, no? E poi decide, dice, bene, l'avevo citato due o tre volte nel mio libro, adesso vado a cancellare tutte le citazioni, no? E sia finito. Poi finché alla fine Halley gli dice, ma almeno una volta potrebbe citarlo. Dice, va bene, lo cita una volta e lo cita in un corollario agli inizi del libro in cui lui dice, e varie altre persone avevano ottenuto questo caso particolare delle orbite circolari, per esempio Halley, Wren e pure Hook, no? Naturalmente, no? Uno così, no? Questo per dire proprio che c'aveva dentro, no, questa incapacità, no, di accettare l'evidenza. Poi escono i principi, ovviamente nel 1687 Newton diventa famoso, il povero Hook continua a lamentarsi perché ormai è diventato, cioè, si è capito, Newton è il più grande scienziato che sia mai vissuto, no? Nel 1689 scrive nel suo diario, questo è Hook che parla, quindi è semplicemente un po' stenografico, dice, incontrato Newton da Halley, vanamente rivendicata la sua proprietà, ma riconosciuta l'informazione ricevuta da me, l'interesse non ha coscienza. E poi parla in latino, a posse ad esse no, non valet consequentia, che è uno dei motti della logica modale, cioè ciò che è stato non si può dedurre da ciò che avrebbe potuto essere. Cioè lui dice, io so come è andata la roba, no? E l'altro mi fa dire, ma le cose avrebbero potuto andare in un altro modo. E poi nel 1690 fa una conferenza alla Royal Society, presenta un libro di Huygens che si intitola Discorso sulla causa della gravità, e il discorso inizia in questo modo, la presentazione del libro fatta da Hook. Dice, la prefazione di questo libro tratta di quelle proprietà della gravità che io ho scoperto per primo e mostrato a questa società, e che anni dopo il signor Newton mi ha fatto il favore di stampare e pubblicare come se fossero sue invenzioni. Insomma, sono andati avanti così, no? Beatamente, no? Per anni, no? Newton ha aspettato a pubblicare l'ottica fino al 1704 perché in quell'anno morì Hook, appunto, no? E fino a quel momento dice non voglio che ci siano cose così. Ed è un vero peccato perché oggi Hook è ricordato più che altro per questa disputa, quando invece è stato uno scienziato di prim'ordine.
molto eclettico fra l'altro. Per esempio nel 1660, quindi ovviamente non era più vecchio di Newton, aveva scoperto la legge dell'elasticità, la legge che oggi si chiama legge di Hooke, non a caso. Anche lui era comunque fatto a modo suo, come erano molti scienziati all'epoca. Anzitutto l'aveva espressa in latino, questo non è male, no? Ma insomma, ut tensio sic vis, l'estensione è proporzionale alla forza, ma l'aveva comunicata con un anagramma, no? Ora, certo che se uno mette le lettere a caso, no? Anche, è difficile capirlo, no? Poi nel 65 aveva pubblicato questo libro di cui ho già accennato l'importanza, con tutte queste tavole, tra l'altro fatte da lui, era un grandissimo disegnatore, no? E si vedono per la prima volta, perché oggi noi siamo di nuovo anche abituati alle immagini prese al microscopio, ma all'epoca nessuno aveva messo l'occhio sul microscopio. E invece di colpo arriva questo libro in cui ci sono queste meravigliose tavole disegnate, in cui si vede la pulce, per esempio, ingrandita 100 volte, no? E questi esseri quasi fantascientifici, no? E poi nel 1666, che ricordatevi era l'anno del grande incendio di Londra, Wren, che era uno dei tre che fece la scommessa insieme a lui e a Halley, fu colui che diresse le operazioni per la ricostruzione della città di Londra, distrutta dal grande incendio, ma alcuni degli edifici furono progettati da Hooke. In particolare, chi di voi è stato a Londra e ha visto la cattedrale di St. Paul, la cupola di St. Paul, che è un po' rivaleggia, no? Con quella di Michelangelo a San Pietro, è un progetto di Hooke. Un'altra delle sue invenzioni è le famose finestre a ghigliottina, no? Quelle che nei paesi anglosassoni sono ancora usate tutt'oggi. Nel 1670 aveva congegnato il meccanismo a molla e a bilanciere che ha permesso poi la costruzione degli orologi da polso, no? E insomma, aveva un numero enorme di invenzioni. Una delle sue invenzioni, che è un po' quasi una nemesi storica, sono quelle palline che avrete visto a volte da quei negozi di giocattoli scientifici, in cui ci sono questi pendoli però con tante palline, uno alza la prima pallina, la lascia cadere, tac, l'ultima si alza, no? Ma le altre rimangono ferme. Oggi questa cosa si chiama, per contrapasso, pendolo di Newton, no? E naturalmente, no? Però Hooke è morto, no? Quindi no, la cosa non preoccupa. Ma prima di finire questa seconda puntata, no, sulla luce e le conseguenze del dibattito sulla luce, volevo ancora leggervi una parte degli scambi epistolari tra Hooke e Newton, perché per un motivo che vedrete subito, no? Siamo nel 1676, quindi proprio nel bel mezzo della controversia sulla luce e sui colori. Hooke a un certo punto dice, scrive a Newton per dirgli, ma forse è meglio che la smettiamolo di fare i bambini e di bisticciare in pubblico, no? Non potremmo scrivere tra noi, no? In privato, no? E dice, insomma, sarebbe meglio lavare i panni sporchi in famiglia, no? E allora dice, questo è Hooke che parla, posso supporre che i vostri progetti e i miei mirino entrambi alla stessa cosa, cioè alla scoperta della verità, e che entrambi possiamo accettare di ascoltare obiezioni purché non in forma di aperta ostilità, e che abbiamo delle menti ugualmente disposte a cedere di fronte alle più semplici deduzioni derivanti dalla sperimentazione? Se perciò vorrete avere la compiacenza di dare corso a una corrispondenza su tale argomento in lettere private, accoglierò questa decisione con molto piacere. Quindi, insomma, diplomaticamente gli offre una specie di cessate il fuoco, no? E pochi giorni dopo, una quindicina di giorni dopo, Newton risponde, accetta di discutere con Hooke lontano dai media, diremmo oggi, no? Dice, non c'è niente che desidero evitare nelle cose della filosofia quanto le contese, e più che mai quelle che avvengono attraverso la stampa. Perciò accolgo con piacere la vostra proposta di una corrispondenza privata. Quello che si fa davanti a testimoni raramente manca di qualche interesse diverso da quello per la verità, ma ciò che avviene tra amici in privato di solito merita il nome di consultazione piuttosto che di contesa, e così spero che sarà tra voi e me. Ma poi la cosa interessante è la frase successiva, perché lo sentirete adesso, dice, voi mi mostrate di avere un concetto troppo alto delle mie capacità di ricerca in questa materia. Ciò che ha fatto Cartesio è stato un peso notevole, un passo notevole, perdono, e voi stesso avete aperto molte altre strade, soprattutto prendendo in considerazione dal punto di vista filosofico i colori delle lamine sottili. Se io ho visto più lontano è perché stavo sulle spalle di giganti.
Ora, questa è una delle frasi più famose di Newton, è passata alla storia, addirittura abbiamo usato anche noi, no, per questa serie di conversazioni, l'ho chiamate, sulle spalle del gigante. Ma volevo fare una piccola storia, no, di questa frase. Anzitutto perché qui vediamo Newton nel suo moto di generosità più ampio, no, accetta di non discutere più in pubblico, addirittura concede che nel caso delle leggi dell'ottica lui sia arrivato più lontano di altri, no? Ma ci sia arrivato perché si è seduto sulle spalle di due giganti, no? Che sono Cartesio da una parte e Hooke stesso dall'altra. Ora, questo sembra a prima vista, no, un grande riconoscimento a Hooke, se non fosse che Hooke era un nano. Ora, andare a dire a un nano mi sono seduto sulle spalle di giganti, no, insomma, non è proprio la cosa più diplomatica, no, del mondo, è una certa cattiveria, era un nano proprio nel senso letterale, questa è una descrizione di un suo contemporaneo, di media statura, piuttosto curvo, pallido in viso, con la faccia rivolta in basso, la testa grossa, l'occhio tondo e sporgente, imbambolato e non vivace, era così proprio, no? Ora, insomma, non è proprio, no, il massimo della cosa, ma la cosa interessante è che questa frase, che viene sempre ripetuta e citata come una frase di Newton, in realtà sicuramente non è sua, perché per esempio siamo qui nel 1674, 50 anni prima esattamente, 1624, Robert Barton aveva scritto un libro che all'epoca era molto famoso e che sicuramente Newton l'aveva letto, si chiamava Anatomia della Melanconia, e diceva queste parole, dice: i nostri poeti rubano da Omero, egli vomita e quelli leccano. I teologi usano ancora letteralmente le parole di Agostino, i nostri narratori fanno altrettanto. Quello che arriva ultimo è solitamente il migliore. Sebbene ci fossero ai vecchi tempi molti giganti in fisica e in filosofia, io sostengo con Didacus Stella, dei pigmei posti sulle spalle dei giganti vedono più degli stessi giganti. Qui l'aforisma è già lì, no? Belle pronto, no? Appunto, ho detto, il libro di Newton era popolare, ma e molti altri l'avevano citato, tra l'altro tra Barton e Newton stesso, ma anche prima. Per esempio nel 1611 c'è un tal Godfrey Goodman che nell'Anatomia del Mondo, no, non solo si cita il detto, ma si preoccupa anche di alcuni problemi che quando uno fa metafore magari lascia passare in secondo ordine. Per esempio dice: c'è un punto di grande difficoltà sul quale sinora non si è riflettuto, ed è in che modo questi nani potrebbero essere fatti levitare, come vengono sollevati sulle spalle dei giganti? E poi dice: non c'è rischio che questi nani cadano vittima di capogiro? Dice, e dall'altro, se i giganti incespicano e cadono, dice, che succede a questi nani? Cioè, è chiaro che a volte i letterati lo fanno un po' per la tangente, come la luna, no? Per l'appunto, no? E però la cosa interessante è che anche questo Goodman, siamo nel 1611, cita l'aforismo appunto come se fosse ben noto, si preoccupa dei problemi logistici, no? Di mettere il nano sulle spalle dei giganti, poi di non farlo cadere, no? Eccetera. Prima di lui padre Mersenne, famoso anche tra i matematici per i primi cosiddetti di Mersenne, lui era in Francia però nel 1634, dice: come si suol dire, è molto facile e anche necessario vedere più lontano dei nostri predecessori una volta che siamo saliti sulle loro spalle, ma questo non toglie che siamo loro debitori. Cioè, molti hanno usato questo aforisma, no, in modo differente, e Barton comunque, l'abbiamo letto, no, si riferiva, dice: io sono d'accordo, dico, sostengo con Didacus Stella. Ora, chi era sto Didacus Stella? Un tale che si chiamava Diego de Esteia, no? Uno spagnolo, che aveva citato questo aforisma 1578, ancora prima, no? Nella narrazione del Vangelo di Luca. Ma quattro anni prima c'era stato uno storico ebreo, che si chiamava Azraia de Rossi, che parlava della storia del nano cavalcione del gigante, citata dall'autore dei Cannoni Ammucchiati. E i Cannoni Ammucchiati sono del 1280, di un altro ebreo che si chiamava Zedechia ben Abraham, che a sua volta citava la storia che Isaia ben Mali di Trani aveva sentito dagli studiosi gentili, quindi non era nemmeno una storia ebraica, no? E lui la citava così: chi può vedere più lontano, un nano o un gigante? Direi un gigante, perché i suoi occhi si trovano in un posto molto più alto degli occhi del nano. Ma se il nano stesse a cavalcione del collo del gigante, chi vedrebbe più lontano? Direi il nano, perché ora gli occhi del nano stanno più in alto degli occhi del gigante. Però diceva un aforisma che aveva sentito dagli studiosi gentili. E allora quali sono questi studiosi gentili? Insomma, risalendo all'indietro,
si arriva al 1151. Giovanni di Salisbury, che scrive nel Metallogicon, Bernardo di Chartres diceva che noi siamo dei nani che stanno sulle spalle dei giganti perché possiamo vedere di più e più lontano di loro. Quindi non per l'acutezza della nostra vista o per la statura del corpo, ma perché siamo portati in alto e sollevati dalla grandezza dei giganti. E quindi sembra che risalire all'indietro, naturalmente non l'ho fatto io queste ricerche, ci mancherebbe, sono matematico, ho altro a fare, ma c'è qualcuno che si è preoccupato di farlo, un libro pessimo che non consiglio, che si intitola Sulle spalle dei giganti, di un tal Robert Merton, no? Molto pretenzioso, però pieno di notizie. È un libro che poi il perfido Eco, no? gli ha fatto la prefazione, no? E dice nella prefazione, che dice espressamente che l'autore gli ha estorto la prefazione, no? E poi dice questa è un'opera che uscirebbe umiliata da ogni commento. Interessante, perché la cosa si può leggere in due modi diversi, no? E chi conosce Eco sa qual è il modo che intendeva lui, no? Però si è risaliti fino per l'appunto a Bernardo di Chartres. Quindi si pensa che quell'aforismo in realtà sia molto lontano, no? Nel tempo. E anche Newton quindi si è seduto non soltanto per la teoria dei colori, ma anche per questo aforismo sulle spalle di giganti. Ma per concludere, come ha notato Freud, non bisogna poi sminuire la posizione di questi nani seduti sulle spalle di giganti, perché dice Freud, un nano sulle spalle di un gigante vede più lontano di lui, ma un pidocchio sulla testa di un astronomo no. Quindi ci sentiamo domani per l'ultima parte.